perfezione non appartiene a questo mondo, per cui miglioreremo e valuteremo tutti assieme le possibili accortezze che dobbiamo fare. Io penso che dobbiamo continuare a lavorare. Nel giro di un mese finiremo di presentare in Parlamento tutte le idee dell'agenda per uscire dal buio e dimostreremo con i fatti che tutto ciò che abbiamo detto in campagna elettorale l'abbiamo rispettato, a cominciare dalla fantomatica diaria della quale se ne è parlato proprio troppo e non si è parlato di reddito di cittadinanza, di abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, di abolizione del finanziamento ai giornali, di tante proposte di legge anticorruzione, una legge sul conflitto di interessi che questo governo non farà mai perché ha interesse a non farlo, perché in sostanza è il governo Berlusconi, e di Berlusconi proveremo a liberarci lottando il più possibile, perché davvero ci ha rovinato la vita il vero presidente del Consiglio, che è lui. C'è una domanda che le vuole fare Tommaso Labate, se vuoi Tommaso, sì, rapidamente. Buonasera. Io apprezzo moltissimo più l'analisi di Di Battista, che diverge in maniera netta da quella del candidato sindaco, De Vito, perché è molto più sincera sui numeri. Il vero problema è che secondo me non è tanto la questione del merito, di come, della mal rappresentazione, ma il fatto che loro hanno sostenuto sempre che bastasse la rete per praticamente definire i confini di una campagna elettorale, che si potesse fare tutto prescindendo dai giornali. Per questo mi sembra singolare che adesso il candidato De Vito arrivi a dire che le cronache locali dei grandi quotidiani, che loro stessi, diciamo, di cui loro stessi denunciano l'ininfluenza e che molto spesso vorrebbero chiudere parole di grillo, e abbiano deciso una campagna elettorale. Punto numero due, secondo me domando se non è il caso di aprire una riflessione seria anche sul ruolo che Grillo ha avuto in questa campagna elettorale. Una campagna elettorale per le amministrative è diversa da una campagna elettorale per le politiche. Grillo è venuto a Roma e la prima cosa romana che ha detto in un'ora e passa di comizio a Piazza del Popolo è stata la parola Caltagirone. Ti ritrovi a fare che il PD fa il governo con la Santa Chè, con Nitto Palma, la gente diciamo cambia il cane da guardia, se l'apriscatole non apre le scatolette. Vabbè. Di tonno non butteranno. Sentiamo le Di Battista. Di tonno, butteranno l'apriscatole, lo cambieranno. Questo Di Battista è il problema. No, perché no, mica per niente, però se mischia 16 argomenti assieme è anche un po' complesso rispondere. Ma secondo me Beppe non ha sbagliato nulla, anzi grazie perché anche mi faccia parlare, anche grazie, soprattutto grazie, che è davvero un esempio di italiano. Vediamo da dove partire. Sul nazionale lei diceva sul fatto che non abbiamo utilizzato la mole di voti. Allora, io personalmente ritengo, e ce lo sapremo dire tra un po', che alle prossime elezioni noi prenderemo la maggioranza assoluta del paese. E per una serie di valutazioni che poi sono nostre, poi vedremo chi avrà ragione. E i dati nazionali è sempre un errore comunque paragonarli troppo. Io non sto nascondendo per niente la delusione, attenzione, quello lo fanno i politicanti di professione, attenzione. Però i sondaggi, per esempio, del lunedì di Mentana ci davano al 24,5, quindi bisogna un po' ragionarci. Sto finendo, fatemi finire, vi prego. Voglio sentire Di Battista, per cortesia. Un attimino Santanchè, lasci concludere. Dopo parlano tutti, non facciamo. Vi dicevo, il discorso è che noi in Parlamento li abbiamo costretti a uscire allo scoperto, noi siamo noi che non abbiamo voluto fare il governo, in sostanza erano d'accordo dal giorno dopo le elezioni, di questo si tratta, non ci hanno mai proposto nulla di interessante. Ci hanno chiesto solamente i voti, gli abbiamo chiesto due prove di cambiamento al Partito Democratico reali, uno l'apertura immediata delle commissioni e non l'hanno fatto, e due l'elezione di un Presidente della Repubblica che avrebbe permesso la votazione sull'ineleggibilità di Berlusconi, che non è degno di sedere in Senato. Per cortesia, chi è che... No, guardi, non c'è il microfono, vedo, non si sente quello che urla. Quindi per cortesia, qua non è mai successo che la gente schiamazza. Grazie, prego. Di Battista. Grazie a lei. Per cui certamente dobbiamo migliorare su tante cose, siamo entrati 2 mesi e mezzo fa e non è facile. Però non dica il mio difetto essere troppo generoso, mi dica un errore politico vero che avete fatto, un errore politico, visto che è sincero, che è una persona diretta, la conosciamo per questo, c'è un errore specifico, politico che avete fatto? No. Allora, io ritengo, però glielo dico sinceramente in ambito nazionale,
che gli errori politici non li abbiamo fatti, glielo dico sinceramente. Poi possiamo migliorare un po', certamente dal punto di vista comunicativo, ma gli errori politici non li abbiamo fatti, e sono convinto che questa sia la strada giusta, perché sono convinto che continuando a informare i cittadini come stiamo provando a farlo, raggirando anche un sistema informativo che non è totalmente, ma in gran parte è controllato dalle stesse identiche lobby che controllano il potere partitico, credo che la strada sarà alla fine quella giusta, e credo che alla fine ci darà ragione. Però certamente non pensavamo di riuscire a cambiare questo paese marcio che ci ha tolto il futuro in 2 mesi e mezzo, per cui insistiamo. Andrea Scanzi, credo che voglia dirvi entusiasmo. Forse siamo giovani, ma continuiamo ad andare avanti. Andrea Scanzi, poi grazie. Massimiliano Fuxas vogliono dire una cosa. Vuole avere la pazienza devo di andare, sentire. Scusate, devo andare, mi chiamano di là. Va bene, devo d'accordo. Andare, scusate, e arrivederci e buon lavoro a tutti. Ci vediamo in televisione, ci vediamo in televisione, Di Battista.